aspetta. Ciac. Qual è la discussione del giorno passato? Le cellule staminali. Le cellule staminali sono una parte di cellule che noi abbiamo in circolo già, ovviamente, e se se la giuro ancora potrebbero regare danni, invece se se le tolgono potrebbero regare danni. Quanti tipi sono? Di cellule staminali, le linee tipo cellulari staminali sono parecchie diverse. Ci sono quelle embrionali, cioè quelle dal feto, quelle adulte, quelle da cordone ombelicale e quelle e basta, non ci sono altro, credo, almeno non avevano ancora studiate ancora. Non hai ancora avuto tempo di cercare su internet. No, non ci sono proprio, dammi retta perché ho già visto. Tutti questi tipi di cellule hanno diverse funzioni e possono riparare vari organi del corpo, compresi quelli che voi già avete capito, che già state pensando, che però non si dica. Ma come mai la discussione è proprio sulle cellule staminali stasera? Si può parlare di autostop. Siamo un gruppo latino, siamo qui stasera per imparare, riuniti per divertirci certamente, per ballare il latino soprattutto, ma fino adesso abbiamo fatto una cosa. Ma come mai, ci si chiede come mai? Perché in questa tavernetta abbiamo mangiato, abbiamo fatto di tutto fino adesso. Meno tra virgolette, ma non si dice, perché ballare il latino. Ecco qua abbiamo il nostro Enrico, fortissimo ragazzo, lui è un maestro di latino, quasi maestro, era un maestro, e mia morte. Adesso è stato degradato, perché dal gruppo, non, del gruppo, cioè, no, degradato proprio del gruppo, perché non si sentiva più in grado di ballare latino, non era all'altezza, non era all'altezza diciamo di ballare latino. E infatti si è messo seduto. Ah. Esatto. Cosa non Poi qui abbiamo Sherlock. Sherlock è rimbambito. Però è un tipo simpatico Sherlock. Ha avuto una porzione di cellule staminali. Ma è andata lui, eh! Ed è uscito così. No, è venuto fuori più giovane. È uscito perché prima non era, si era un po'. No, è un. Credimi, erano le mie cellule staminali, scusa per me. Danneggiate. Allora li ho inserite tramite endovene, sono andati in circolo e hanno riparato alcune aree zone del cervello mai frantumate da diversi anni. Non è da sommato, guarda, è uscito fuori che è uno spettacolo. Un bisù, che ti faccio... Ecco, fagli vedere. È tutto nero, non si vede pure. Ecco, vai su che è meglio, ecco, bravo. Bello. Mi state chiudendo l'angolo, mi fate paura. Dai che l'hai messo all'angolo. Lei, Sonia. Lei è tua sorella. Sonia. Perfetta, sempre col culo dietro la stufa. Perché ha freddo, io lo so. Fa freddo, vedi, lei non lo dice però ce l'ha. Quindi io tanto che gli dico tocco la gonna, dice no. La donna perché ha freddo, la donna è fredda. Ecco, poi è uscito col tè e facciamo bene. Andiamo a fare il giro, li troviamo una calabrese e il suo ragazzo. Che non balla latino. Però gli ho detto di mettere i piedi sulla stufa, se no prende i piedi, gli ho detto metti i piedi sulla stufa, ma questo coso che sta registrando, senti anche la voce, è vocale. Ah, è vocale. Invece Renato è un corso avanzato, ho capito. E grandissimo ballerino. Lei invece è Sonia viene giù dai monti e non si esprime, ormai è un livello proprio linea piatta. Grazie, caro. È una brava ragazza, però ecco, adesso... Linea piatta, ecco, su te stessa, possiamo spegnerlo. Ovviamente era solo uno scherzo, vedete, lo sa che sono battute scherzose, si capisce. Basta adesso chiudiamo e un ultimo sguardo a Harry, perché lì, ecco. Perché lì? Non lo so perché, adesso si può spegnere, spegniamo in bellezza. Salutente telecamera.